Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento. In più servizi e rubriche sui comuni problemi legali. Le risposte dei nostri avvocati. Un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Buonasera. In questo nostro incontro vorrei parlare di smart working, lavoro agile, in relazione al quale molto sono le domande, i dubbi che si stanno venendo a determinare. Come sappiamo, il lavoro agile deriva da una legge del 2017 in cui la base era l'accordo tra le parti, cioè datori di lavoro e lavoratore dovevano definire una serie di parametri, i tempi di connessione, di disconnessione, i tempi in cui il lavoratore lavorava da remoto e i tempi in cui il lavoratore doveva essere presente in azienda. Insomma, in buona sostanza, occorreva un accordo, un contratto tra le parti. L'emergenza sanitaria ha un po' travolto, accelerato i tempi. Il governo non solo ha consentito, ma ha incentivato fortemente l'utilizzo del lavoro da remoto e quindi in qualche modo quel meccanismo connesso alla e collegato alla necessità di accordi di regolazione è venuto sostanzialmente meno. Uno dei problemi che ci si è dovuti affrontare, un problema che può apparire banale, ma che non è assolutamente diventato banale, è il diritto da parte del lavoratore di disconnettersi, cioè in buona sostanza di chiudere i collegamenti. Il recente decreto legge 30 del 2021, per la prima volta, riconosce esplicitamente che il lavoratore ha un diritto a disconnettersi, il che vuol dire che il lavoratore è tenuto a tenere aperti i collegamenti e a lavorare nell'ambito del proprio normale orario di lavoro. Al di fuori di questo orario di lavoro, il lavoratore ha diritto di disconnettere, di spegnere la macchina, in buona sostanza, a meno che, attenzione, il lavoratore non abbia un obbligo di reperibilità. Ma se non c'è un obbligo di reperibilità che è regolamentata, prevista e retribuita, il lavoratore ha diritto a disconnettersi. Disconnettersi non vuol dire semplicemente spegnere il computer, perché fin qui in qualche modo c'erano arrivati tutti, ma vuol dire il diritto del lavoratore, quando è fuori dal proprio orario di lavoro, di poter non rispondere al telefono, non rispondere alle mail, non rispondere a WhatsApp. Non deve in qualche modo essere a tempo pieno, in qualche modo reperibile dal datore di lavoro. Il diritto alla disconnessione, un principio che è stato riconosciuto dal legislatore italiano col decreto legge 30 del 2021, ma che recepisce le indicazioni che provengono anche dal Parlamento europeo, che in una risoluzione di gennaio esplicitamente invita i Paesi membri a regolare opportunamente un istituto che a seguito dell'emergenza sanitaria è letteralmente esploso. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Stai facendo un comizio, non fare il comizio. Beh, noi di Ilcomizio.it abbiamo scelto proprio questo nome, un po' vintage, che si rifà alla vecchia comunicazione politica, per proporre provocatoriamente invece tutt'altro tipo di informare e di comunicare. Lo abbiamo fatto partendo dal nostro
sito web ilcomizio.it per arrivare alla nuova avventura degli studi televisivi che abbiamo appena aperto a Milano. Studi in cui vi aspettiamo per poter comunicare, per poter informare tutto quello che fate, che voi siate operatori dell'informazione, dello spettacolo, imprenditori, artigiani, professionisti, questa è la vostra casa. Venite con noi e comunicate insieme a noi. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. C'è un secondo argomento su cui i lavoratori sono particolarmente sensibili e sul quale, a mio giudizio, manca ancora una regolamentazione efficace. Ed è il trattamento economico, o meglio, fiscale, degli eventuali rimborsi che il datore di lavoro dà al lavoratore per l'utilizzo della strumentazione informatica. Faccio l'esempio più classico. Il datore di lavoro rimborsa al lavoratore i costi del collegamento telefonico, del contratto con internet. Questa somma che il datore di lavoro dà al lavoratore è reddito o può essere considerato rimborso spese? Ora, il testo unico sulle imposte sui redditi, al suo articolo 51, prevede tutta una serie di casistiche e in qualche modo definisce delle percentuali forfettarie, ad esempio l'uso della macchina, il mutuo, i contratti di affitto. Per quanto riguarda la normativa legata ai collegamenti telefonici non c'è nulla e allora dobbiamo applicare le norme generali, e cioè lì l'Agenzia delle Entrate considera detraibile e considera non fiscalmente imponibili tutte le erogazioni che siano documentate in maniera esplicita. E dato che, come ha precisato l'Agenzia delle Entrate, un collegamento internet casalingo, ancorché utilizzato per collegarsi all'azienda quando si lavora da remoto, può anche essere utilizzato da altri componenti della famiglia o può essere utilizzato dallo stesso lavoratore per le proprie esigenze private personali, secondo l'Agenzia delle Entrate non può essere considerato semplice rimborso spese. Occorrerebbe una documentazione puntuale e precisa che consenta di collegare quella spesa alla condizione di lavoro. Caso tipico in questo caso sarebbe che il collegamento telefonico venga fatto da contratti aziendali. Mi pare però che questa soluzione, che probabilmente è la soluzione coerente con lo stato attuale della normativa, sia eccessivamente punitiva. Cioè il lavoratore a casa sua si collega nell'interesse, lavora nell'interesse del datore di lavoro, se riceve un rimborso, non è un reddito. E quindi credo che a livello governativo o a livello parlamentare quelle normative attualmente presenti sul testo unico delle imposte dei redditi vadano quantomeno migliorate e implementate dalle nuove esigenze che si sono venute a determinare. Grazie. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento, in più servizi e rubriche sui comuni problemi legali, le risposte dei nostri avvocati, un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce.